Raciopo ad ordine una doppietta, te l'aspettavi una partita così, una partita così importante per la classifica? Ma ce l'aspettavamo perché veniamo da una settimana dove ci siamo allenati molto bene, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e quello che dovevamo fare era vincere, perché questi sono tre big match per noi e dobbiamo portare a casa 9 punti in 3 partite, quindi sì. Dopo questa vittoria il vostro campionato cambia? Ma no, non cambia, fondamentalmente dobbiamo salvarci e per farlo dobbiamo raggiungere assolutamente la salvezza con 9 punti, quindi per noi il nostro cammino è vincere tutte le ultime 3 partite, questa l'abbiamo portata a casa, ne rimangono 2. Mister Mancione, una sconfitta troppo pesante per mandarla giù. È una sconfitta che è figlia dell'ultimo periodo, c'è poco da dire e poco da fare. Una gestione precedente alla mia, io sono la seconda partita che prendo una situazione che mi è stata lasciata disperata, vogliamo dire così, giocatori tutti rotti, senza portieri, diventa complicato. Quindi, giochiamo con un portiere 99 che ha iniziato quest'anno a far portiere, e chiaramente si vede le difficoltà che ha per parare, psicologicamente una squadra a terra, un girone di ritorno a dir poco incredibile, 7 punti, una squadra che lottava per vincere il campionato, si trova a lottare per la salvezza e sarà pure complicato raggiungerla direttamente, perché è una squadra che è stata lasciata in una maniera, cioè, psicologicamente a terra, ed è complicato veramente tirarla fuori dalle sabbie mobili, non so veramente cosa inventarmi. Quindi lei si definisce un condottiero per quanto riguarda quest'anno? Ma io sono sempre stato il condottiero di questa squadra, sempre. In C1, in C2 abbiamo sempre lottato per vincere i campionati, per i playoff. Anche quest'anno lo stavamo facendo. Poi a un certo punto qualcosa si è rotto e non si riesce a capire che cosa. Sicuramente la situazione è quella che avete visto. Ogni tiro è un gol, ma io non me la prendo col portiere. Però va tutto storto. 3 pali al primo tempo, gli stessi tiri in porta, ci siamo trovati 4-1. Cioè, non so veramente che pensare.